Insomma, Montese l'abbiamo circumnavigata tutta, l'abbiamo fatto su giù, dalla rocca al paese, abbiamo visto i monti circostanti, vedete anche lì, che sono davvero molto intriganti. Ben ritrovati a tutti voi amici del paesano. Oggi sono qui per presentarvi un'edizione straordinaria. Esatto, una manciata di episodi realizzati usando alcune scene inedite che per un motivo o per l'altro non hanno mai visto la luce del sole. Fino a questo momento, ovvio. Ora, seguitemi, concentriamoci su questo episodio e vediamo di conoscere meglio Montese. Qui siamo proprio nella piazza centrale, questa è diciamo, Montese come l'avete vista questa domenica mattina i primi di settembre. La parte diciamo più viva del paese è proprio qua. Come avete visto, abbiamo girato anche il paese, abbiamo vissuto la parte diciamo pulsante di questo magnifico paese di montagna. E quindi questo è il paesano di provincia, un itinerario suddiviso in varie serie. Questa è la quinta serie e si comincia oggi. Oggi abbiamo iniziato con questo primo episodio qui a Da Montese tutto, da questo formidabile paese abbiamo parlato di tutto, abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere di Montese. Poi ovviamente i dintorni sono altrettanto importanti, ma da qui passava anche la Via Romea, sempre molto importante per questi paesi della provincia e soprattutto è famosa per la patata tipica di Montese, per la qualità e per la sua morfologia. Quindi, per quanto mi riguarda, oggi vi saluto e vi do appuntamento al secondo episodio della quinta serie del Paesano di Provincia. Da Montese è tutto. Se volete conoscere un po' meglio Montese, la sua rocca e altre curiosità paesane, beh, vi consiglio l'episodio ufficiale che trovate qui su. Questa nuova edizione è stata realizzata per dare continuità al progetto del Paesano di Provincia, in attesa delle nuove serie. Del resto, se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un likeettone estivo, iscrivetevi al canale, rimanete sintonizzati su queste frequenze, non ve ne pentirete. Ciao a tutti! E a presto!